Un italiano su due è in vacanza, nei luoghi di villeggiatura c'è il tutto esaurito, eppure il caldo torrido oggi sembra più sopportabile, ma il desiderio di leggerezza e normalità fa i conti con la gabbia di regole e divieti di questo Ferragosto anomalo, il secondo segnato dalla pandemia, il primo con i vaccini e il Green Pass. In tutta Italia ci sono controlli a tappeto, nelle città saranno presidiati soprattutto le zone dei locali e i parchi, ma anche nelle località turistiche per tutto il mese saranno attive 2300 unità aggiuntive di polizia e 350 unità di rinforzo dei carabinieri. Solo per la certificazione verde sono già stati multati più di 26.000 esercenti e 7.500 persone sono state denunciate. In totale, dall'11 marzo al 31 luglio, 720.000 persone sono state sanzionate per aver violato le norme anticontagio. Lo ha detto il ministro dell'Interno Lamorgese al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza in Prefettura a Palermo. In Sicilia, per fronteggiare la risalita dei contagi, c'è l'obbligo di mascherine all'aperto in caso di affollamento e i falò sulle spiagge e i fuochi artificiali sono vietati. Esempio seguito dalle località del litorale laziale, ma ovunque comuni e regioni cercano di scongiurare gli assembramenti con ordinanze e misure restrittive. Il caldo dovrebbe toccare oggi il suo picco con 16 città da bollino rosso, mentre da domani le temperature torneranno a scendere.